bentornate in un nuovo video. Oggi andremo a spacchettare insieme un pacchettino di Avon. Il pacco tanto agognato ci ha messo veramente tanto questa volta ad arrivare fino a noi, ma finalmente è qui con noi e adesso lo andremo ad aprire insieme. Sono pochi pezzi perché alcuni di quelli che avevo selezionato erano non disponibili, per fortuna tutti i prodotti non cosmetici, quindi quello che mi interessava maggiormente avere è qui all'interno di questo pacco. Per quanto riguarda i prodotti, ci saranno poi dei video specifici su ogni singolo prodotto, perché c'è tanto make-up, è sera e vorrei fare dei video dedicati dove riesco a mettervi degli swatch un pochino più reali, quindi adesso ci limiteremo semplicemente a vedere insieme il contenuto del pacco. Allora, per prima cosa Avon ci dà la comunicazione che dal 31 dicembre non sarà più possibile acquistare dal catalogo di campagna precedente, già lo sapevo. L'Avon per te, che è la brochure dove vengono mostrate alle presentatrici i prodotti in anteprima delle campagne successive. Poi ci sono dei volantini dove vengono indicati dei set regalo con la confezione regalo, il catalogo di campagna 12, di cui ovviamente faremo il video come da vostra richiesta. Questi non ho idea di che cosa c'è, siano c'è un QR, quindi immagino che fissandolo col telefono qualcosa salterà fuori. Il catalogo casa, magari vediamo anche questo se facciamo in tempo durante il video del catalogo. Poi c'è l'outlet. Eccolo qua, ci sono le palettine 8 in 1. Poi ragazzi, andiamo. C'è la fattura, è inutile, penso che ve la mostri. Andiamo un attimino al pezzo un po' meno importante. Vi ripeto, non sono tante cose. Ho voluto prendere questa cosina qua. Sempre proprio ricordate il video cose strane e dove trovarle. Ed è praticamente, vediamo se trovo l'italiano. Ma sì, ma quando mai? Ma dove l'avete messo? Io pesce l'italiano, ragazzi. Eccolo qua, fascia per capelli per morbide onde. Dovrebbe essere una fascia per capelli che tenendo in posa e appunto i capelli ci dà l'effetto ondulato. In realtà la tecnica della fascia è abbastanza conosciuta. Quello che mi ha incuriosito, se riesco ad aprirla, vedete perché voglio sempre aprirlo sempre prima. Infatti, è come sospettavo, che una volta in vita mia ci ho preso questa. In realtà non è elastica per niente, come vedete, potete vedere come sono le maschere, cioè le maschere, le fasce normalmente. Questo fa sì perché quando se usate una fascia normale, a forza di mettere i capelli, l'elastico si allarga e non avete più modo poi di utilizzarla, mentre in questo modo con diciamo lo strappo voi la stringete in base alle vostre esigenze e non dovrebbe scivolare giù, perché il problema di utilizzare la classica fascia è quella che appunto o ve la perdete strada facendo, perché questa si mette e si arrotolano i capelli all'interno. Non so se sono stata chiara, magari un giorno la proviamo insieme, fatemi sapere se vi può far piacere. L'ho presa per questo motivo, perché avevo capito per una volta in vita mia bene che c'era lo strappo, non avevo capito che non era elastica, questo buona cosa. Poi ragazzi, ho voluto prendere in anteprima due nuovi profumi della linea Artistique, che sono appunto questa nuova linea che è un pochino più cara rispetto a quelle classiche nel catalogo di Avon, ma che a me sono piaciute molto. L'ultima volta avevo preso i campioncini, in particolare Iris mi era piaciuto molto. Ho voluto prendere queste due, però con piacere sull'Avon per te ho visto che era possibile prenderle in formato da borsetta, che sono secondo me l'ideale per provarli. Io non so con che cosa mi sto sporcando tutta, non so dove l'ho preso sto nero, va bene, e credo appunto che siano un ottimo formato per provare dei profumi a sufficienza per sancire se ci piacciono o meno. Allora, questo è il primo, farò un video su questi, Hood Grandeur. Se a qualcuno magari interessa il mio parere dissacrante. Allora, questo vi dico che a primo impatto non mi fa impazzire, però aspettiamo che si evolva, soprattutto vediamolo a lungo termine. Mai valutare un profumo solo dal primo impatto. Il secondo è Ambre Ardente, eccolo qua. Molto carino, tra l'altro, il formato da borsetta con il logo Artistique.
Questo mi ricorda qualcosa, vedete perché vanno studiati, questo decisamente mi piace di più dell'altro, ma vi ripeto faremo dei video, quindi ho preso due formati da borsetta dei nuovi profumi. Ma dove l'ho preso sto nero? Vabbè. Poi ho preso, questo è uscito da un pochino, della Magix, che credo siano state un po' riviste le linee, il primer, la versione idratante, chissà perché esiste in tre formati diversi, cioè tre tipologie diverse. Io ho voluto prendere l'idratante perché sapete che andremo a fare una full face con tutti i prodotti che abbiamo rimediato. Questo è il packaging interno, molto carino. Voglio vedere un attimo la consistenza, è molto quasi un gel sembra. Ottima profumazione, molto fresco, sembra quasi acqua una volta a contatto con la pelle. Dovrebbe essere l'ideale per me, ero un po' tentata da quello minimizzante, però è meglio prendere l'idratante, magari riesco ad usarlo di più. Ho preso ben due questa volta, il nuovo fondotinta che io non avevo mai provato con SPF 50 Lavon Urban. Siccome io toppo sempre il colore, stavolta non mi hanno fregato, ne ho presi due, il nude e il light medium. Tra l'altro un fondo che non ho mai provato, io spero vivamente che mi piaccia. Allora, il packaging è molto semplice, ha semplicemente il tappino così. Questo è il light medium. Li metto vicini così chi magari è più o meno nella mia tonalità. Forse questo ci sta. Vediamo il nude. Forza così, ragazzi, se no lo toppavo un'altra volta. Allora, il packaging, devo essere sincera, ragazzi, poi lo vedremo nel video dove li uso. Allora, nude. Il light beige, per me è più adatto il light beige, il nude è troppo chiaro e un pelino rosato. Il light medium è perfetto, credo. Comunque poi vedremo, li vedremo esattamente in azione. Vi devo dire, vi anticipo questo per quanto riguarda il packaging, lo trovo scomodissimo, nel senso che preferivo il tappo normale che si avvita. Questa cosa non mi è piaciuto il packaging, sono sincera, lo preferivo diverso. Non vi anticipo niente sul fondo, ragazze, me lo tolgo, neanche lo stendo, non voglio dirvi consistenza, niente, così vedete gli altri video. Ma arriviamo ai punti forti dell'ordine, che sono rimasti solo tre prodotti. Allora, il primo io l'ho già aperto perché volevo assicurarmi che fosse tutto intatto, però ve lo voglio far vedere come arriva. Arriva in questo modo, quindi con questo cartone di protezione che quando aprite rivela lei, che è la palettina Blush & Glow. Io ho preso la colorazione light to medium perché l'ultima volta che uscì una cosa simile io ho preso quella più chiara, era veramente troppo chiara, quindi stavolta ho preso quell'altra. Allora, la confezione sono 22,4 grammi di prodotto, quindi tanto, è made in Cina. Voi la vedete così, molto carina, veramente molto carina, e sembra una classica palette di cartoncino, ma quando l'andate ad aprire, oltre che ovviamente qui c'è lo specchio che non è a tutto sfondo, c'è ovviamente la protezione. Come faccio a farvelo vedere? La base, la parte sopra è tutto cartoncino, vedete? È fino, qui c'è lo specchio. Questa sotto dove poggiano le cialde è plastica rigida. Quindi questo dà un peso maggiore alla confezione e la rende, a mio avviso, più stabile. All'interno la palette è davvero molto bella ed è così. Allora, abbiamo questi che sono sicuramente due blush, questo è molto più nelle mie corde, questo è un po' troppo rosa Barbie. Abbiamo un prodotto che credo voglia essere una terra, anche se è molto chiara. Questo è un bronzer perché è perlato, non ve li swatcho perché ci sarà un video dedicato soltanto a lei. E due illuminanti, uno prettamente dorato, un altro che è uno champagne. Quindi mi raccomando, ragazze, iscrivetevi al canale, attivate le campanelline perché ognuna di loro, delle palette che vi vado a mostrare, avrà un video dedicato con degli swatch fatti alla luce naturale e artificiale. Quindi mi raccomando, ragazze, iscrivetevi al canale. Poi me la metto dentro dopo. Quella che mi è piaciuta di più ve la lascio per ultimo. Ho preso la palette Perlesque,
che esternamente è molto molto carina, anche questa made in Cina, sono 12,2 grammi complessivi di prodotto, 12 mesi di pau dal momento dell'apertura. La paletta è veramente tanto graziosa, è molto pesante rispetto a quello che si può pensare, perché in questo caso, come abbiamo già visto in precedenza, esternamente è cartoncino, ma vedete questa zona qua è tutta plastica, quindi in realtà è come se un cartoncino coprisse una palette di plastica. Questo rende il prodotto molto sicuro, un pochino più pesante, ma molto molto sicuro. Qui c'è lo specchio che è anche abbastanza grande, qui di lato da questa parte, e qui abbiamo invece le cialde e poi c'è in più un illuminante, suppongo che può essere usato però anche da da ombretto, sicuramente. Eccola qua, è molto carina, mi ricorda delle palette di Essence uscite un po' di tempo fa, che avevano appunto le cialde tonde di diverse misure messe un po' in questo modo. Mi dispiace perché secondo me c'è molto spazio lasciato inutilizzato, questo qua di plastica, si potevano mettere secondo me più cialdine, effettivamente c'è tanto tanto spazio sprecato per una palette comunque abbastanza pesante. Mi dispiace di questa cosa. Comunque, anche in questo caso faremo un video dedicato. Devo dire che però la palette si presenta davvero molto bene. L'ultima, ma non per ordine di importanza, è la Glowing Gold, che è lei. Stessa cosa, packaging esterno, made in Cina, 17 grammi di prodotto, perché ovviamente le cialde sono molto di più rispetto all'altra, 12 mesi di pau dall'apertura. Stessa identica cosa, la palette qui si vede meglio perché la plastica è nera, è rivestita di cartone, molto molto carina. Ha qui tutta la custodia in plastica, il solito specchio. Le palette sembrano molto più pesanti di quello che uno si può aspettare quando le va a prendere in mano pensando che siano di cartone. C'è anche un pennellino in questo caso di questi così. Allora, ragazze, io non l'ho neanche swatchata, vi ripeto, gli faremo sicuramente un video dedicato. In questo caso la palette è una palette dei toni che più classici sono abbastanza caldi. Qui forse abbiamo una parte più fredda, però i colori sono abbastanza caldi. Se non fosse per questo colore qua che la rende un pochino più particolare, la palette è la più classica possibile, ma d'altronde se non si ha mai avuto in gamma una palette di questo genere, ovviamente si comincia da questi colori perché sono quelli più utilizzati normalmente da tutte quante noi e sicuramente non si inizia con una palette troppo stravagante, quindi i colori sono dei must have, dei classici abbastanza usuali da vedere in queste palette, ma questo colore qua gli dà un qualcosa di particolare. Vi ripeto, ragazze, non l'ho neanche swatchata, quindi questa è proprio una first impression su come si presenta il packaging. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché nei prossimi giorni uscirà un video dove le useremo insieme e dove vedremo bene gli swatch, parleremo più approfonditamente di ognuna di queste palette. Andremo ad utilizzare ovviamente in ognuno di questi video anche i prodotti che ho preso nel precedente ordine, quindi i rossetti della linea Perlesque, andremo ad utilizzare rossetti della Power Stay. Niente, ragazze, mi raccomando, iscrivetevi, molto molto carina. Con questo, ragazze, io vi ho mostrato tutto quello che era il mio ordine. Per fortuna, come vedete, sono arrivate tutte quante integre, ma vi ripeto, il packaging è un packaging bello robusto. Questo mi fa molto molto piacere. Devo dire che sono delle palette che si presentano bene. Mi pare che questa stava a 14,99. Se considerate voi che siete consulenti, avete anche lo sconto. Secondo me è una palette che almeno vista così ci può stare su quel prezzo. Ragazze, questo è tutto. Nella mia scatola mi è rimasta solo la fattura da pagare. Vi prego, se vi fa piacere per sostenere il canale, iscrivetevi, commentate, pollici su, pollici giù, qualsiasi azione effettuate sul canale mi è di aiuto. Vi mando un bacio grande grande, ci vediamo alla prossima. Grazie per aver cliccato su questo video.